Salve ragazzi, salve. Adesso arriva la Silvia. Backup dell'isola, vuoi fare il backup dell'isola? Vuoi fare il nuke link, dati di salvataggio? Buongiorno. Faccio, non mi serve niente. No, in realtà mi sarebbe piaciuto fare il backup dell'isola, ma mi diceva che non potevo. Il servizio che va usato solo quando la console viene smarrita o Vedi? danneggiata. Ah, ok. Attiva. Spiegami bene tutto. Però lì devi spiegarti come funziona il backup del. Cosa vuoi sapere? Cos'è il backup dell'isola? Tanto non c'è nessuno per adesso. Puoi caricare sul server e mettere al sicuro i dati di Animal Crossing. Questo servizio va usato solo quando la console viene smarrita o danneggiata. Quando il backup è attivo, i tuoi dati di salvataggio di Animal. Climatizzatore verranno caricati periodicamente. Se la console Nintendo viene smarrita o danneggiata, ah, beh, giusto. Perché non lo fa in automatico? Scusami. Perché Cioè, capito? lo fa un Xbox, uno Steam, che è difficile perdere un computer o un Ma sì, è un Xbox. cloud, cioè Ciao. forse perché devi avere boh, non so, non l'hai un po'. Boh. Ho messo la tua maglietta di Black Flag. Aia, aia, devi trattarmela bene. L'ho tratto benissimo. Bravo. Mi ricordo quando andavo a lavorare con questa maglietta in biblioteca. Ricordo anch'io, ricordo anch'io. Ma anche da mio padre andavo a lavorare con questa maglietta. Per ripristinarli deve essere un utente anonimo che inoltre devi essere in possesso di un'iscrizione. Vediamo cos'altro c'è. Oh, quando il backup è attivato, i dati verranno caricati. Non so se farglielo vedere anche loro, ma tanto intendo. Cosa accadrà quando non stai giocando? Allora, sei sicura? Boh, sì. Bene. Dov'è il pulsante power? Solo su da giù. È comoda come cosa. Comodo, grazie Sì, infatti. Boh, non ho fatto mille. Io ho il niente. terrore di tutto vada perso per sempre. Ci vediamo a Rosmarina. Ma invece Nuclink, quelle cose lì a che servono? Nuke Link, Dio lo sapevo. Non me lo ricordo più. Vi lascio, ragazzuoli. Cambio della guardia. Sono così buia, amor. No, non so. Sì. Posso ingrandirmi un po' questa finestra? Ok. Quindi c'erano altre cose. Non ho idea di che cosa sia. Un genitore, uno o due? Un tutore legale, uno o due? Prima di proseguire. Genitore 1. Chiedo alla mia mamma. Mamma, mamma, dov'è? Posso fare queste cose? Mia mamma è al mare in questo momento, con mio Quanto papà. rode la Silvia oggi? Cos'è per esempio il Nuke Link? Nuclink. Sì, anche ecco, sì, Nuclink è praticamente Cos'è la più un designer? un'altra cosa di Animal Crossing. Dove potevi crearti la mobilia e tutte queste cose qui. E praticamente sono i codici QR con la quale all'inizio ti ricordi che avevo scaricato quei vestiti con i codici QR che avevo trovato su internet? Ecco,
tramite Nuclink puoi farlo, ti puoi scaricare proprio questi, tu l'attivi, ti puoi scaricare questi codici, questi abiti, questi elementi, queste cose, tramite il codice QR. Lo carichi attraverso l'applicazione del telefono. Sì, tramite l'applicazione sul telefono del Nintendo Online. Vedi, ti permetti di leggerli con la fotocamera del tuo dispositivo smart per poi scaricare i modelli. Quando giochi con altri utenti, puoi usare la tastiera del tuo dispositivo smart per chattare. Sì, quello te l'avevo detto anch'io. E io, Francesca, che ci scriviamo ancora con... Allora, ragazzi, come stiamo? Come la va? Aspettiamo che carichi l'isola. Io da oggi devo ancora aprirla, devo ancora giocare Animal Crossing oggi, quindi sarà tutto da sistemare un attimino perché appunto non avevo ancora, no, la rabbia no, perché la tolgo tutti i giorni, forse ci saranno due, tre baci, ci saranno un po' di cose da raccogliere. Elisa, ci saranno un po' di cose da raccogliere, probabilmente un po' di fossili, un po' di cose di questo tipo. E quindi niente, ragazzi. Andiamo un po' a fare un giretto. Ma come posso vedere quanti viewers ci sono attualmente? Ah no, lo vedo da lì. Ok, corretto. Visto. Oh, no, tranquillo. Lo vedo da là in alto a destra. No, sinistra. Stavo cercando un po' di link con la scheda grafica. Ok. Perché non vince qua? No, è perché il coso Ah, il è il ventilatore. ventilatorz. No? Tu che glitchassi. Ciao Fufi. Fufi è uguale alla cagnolina della mia amica Claudia. Sì? È identica. È uguale a Perla. Dai, è identica. Sì. Se tu gli fai un ciappino sulle orecchie, è uguale. Come oh, impazzino sempre. Questa è la nostra coppia preferita, i fratelli, eh? Yes! Amplieranno il Nuke, Marco e Mirko. Sì, finalmente. Ok, oggi allora venderemo un po' di cose. Domani Vittoria lascia. Allora, questa cosa mi sono dimenticata di dirla a Francesca. Vittoria era il cavallo che viveva nell'isola di Bar, che è l'isola di Francesca, alias Accade a caso. Non c'era più. Vittoria si è trasferita dall'isola di Var all'isola di Rosmarina e adesso lascerà anche Rosmarina. Ieri mi ha chiesto, eravamo io e Vittoria che stavamo passeggiando lungo il mare e a un certo punto Vittoria mi fa: ma che ne dice, che ne diresti se mi trasferissi? E sai, io ho tanti sogni da seguire, ho tante cose da fare. E tu hai due opzioni, no? Puoi dirgli no, resta, oppure sì, segui tipo il tuo cuore, segui i tuoi sogni, segui i tuoi sogni. E io gli ho detto insegui i tuoi sogni, e quindi lei se ne No, che tristezza. Quindi attualmente Vittoria è palleggiata da un'isola all'altra, chissà dove andrà, ma...
Alzare un po' l'audio oppure no, perché rientro nel. Ok, questo era il mio outfit di ieri. Un po' come si suol dire. Un po' Russia style, in realtà. Russia allo stesso tempo un po' casual, sporty, ecco. E andiamo a fare un altro outfit, ragazzi. Io li cambio tutti i giorni. Questa è la mia casina. Voi non avete ancora visto i nuovi arredi, il nuovo bagno che ho fatto, ma ragazzi, merita. Sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto nel mio bagno. Quindi quello che fa per oggi. Molto di più di quello che ho fatto oggi. Chiaramente in riproduzione KK Lacrime. Ah, sbagliata! Un grande classico. Io che sbaglio i tasti. Ok, togliamo tutto, rimango in mutande. Bene. E cosa mettiamo oggi? Oggi c'è caldo, cioè c'è caldo. Ieri faceva un po' fresco, per quello ho messo la tuta in acetato. Comunque, possiamo. Questo completo l'ho comprato ieri. No. Eccola qui, KK Lacrime, grande pezzo. Certamente. Ciao Franci. E non so se hai sentito cosa è successo, ma Vittoria se ne va dalla mia isola. Se n'è andata dalla tua e adesso se ne va anche dalla mia. Forse sono stati i nostri atti di bullismo nei suoi confronti, tipo quando sei venuta da me l'altro giorno. Ma l'altro ieri passeggiamo e poi. Ieri passeggiavamo nel lungomare e Vittoria mi ha chiesto cosa dovrei fare, dovrei inseguire i miei sogni, rimanere a Rosmarina e gli ho detto insegui i tuoi sogni, quindi eccola che se ne va. Comunque, uniforme seriosa, sì, assolutamente, mi piace molto. Questo costume da pirata non mi piace. E ti sei connesso, adesso vengo a trovarti. Altrimenti potrei fare una cosa ambiziosa con questo vestito sognante, fare una cosa tipo alla Courtney Love e mettermi tipo gli stivali con i lacci. Però non ho abbastanza oggetti extreme, vediamo. Questa salopetta me l'hanno regalata ieri ed è meravigliosa. Ma è bellissimo quel costume da pirata. Te lo mando allora, perché io non so cosa farcene. Me l'ha dato Gulliver. Gullivar, anzi, me l'ha mandato. Non mi piace affatto. Lo mando a te. Vediamo, potrei, non so, fare una cosa proprio ambiziosa, un po' così. No, non mi piace. Gli occhiali dalla Dwight Schrute. Ma Pippolo, ma fai vedere il tuo primo regalo. Oggi Ivan ha voluto aprire uno dei due regali che gli sono arrivati. Mi fanno vedere. Le bramine vengono le batterie, vabbè, allora non farlo vedere. Non so, non so. Possiamo fare i video domani, allora domani vi faremo i video con le prove del regalo. Chi è che sta grattando? E perché sta grattando? Potresti andare a controllare? Allora, fa caldo, quindi il vestito di lino potrebbe andare bene. Ma con stivali con i lacci. Sì, dai, carino. Però devo cambiare pettinatura. Dovrebbe un accessorio un po' sbarattino. Sembra dovesse. Sì.
Oh, così mi piace. Questo outfit è proprio carino. Questi sono esagerati. Non si vedono. Cosa stanno gridando? Guarda, è spalancata. Vabbè. Quando Sì, quando è gratta. preso dalla frenesia del grattare. Franci, ti saluta Oliva. Bello questo outfit, qua, Cresta. Però vediamo. Per intanto facciamo così. Fatto. Adesso cambiamo anche. Ciao, livello. Oh, livello. Coda un po' la Michael Jackson, non mi piace. Da vecchietta. Spiegare. Così non è carino. Fare la coda così, oppure le due codine. Ecco le due codine. Oh, perfetto, perfetto. E facciamo i capelli come ce li avevo nel 2000 e 17, 16, 2016, oppure lilla, rosa, Vediamo, sto bene. È un po' extreme, c'è un po' troppo carico come outfit. Sa che mi tengo i capelli grigi. Sì, dai, decisamente meglio. Chi c'è qua? Chi è che mi scrive? E Prisca? Che cami? Allora, sistemo due cose. Ciao, Pix! Ciao! Sistemo due cosine. E poi possiamo, se vossia, con vossia intendo accade a caso, se non è disturbo, io volerei a VAR, a visitare accade a caso, questo outfit un po' Courtney Love. Volevo farvi vedere il mio bagno, che orgogliosamente ho, Giorgio, che orgogliosamente ho sistemato. Eccolo qua. Ta-da! Vuole essere un ambizioso spa giapponese. E quindi niente, ecco. Infatti, vuole essere una spa ambiziosissima con sì, un bagno però, cioè con la possibilità di fare la pipì e di lavarsi le mani quando hai finito di fare pipì. Ecco, tutto qui insomma, se volete faccio un tour velocissimo, una panoramica a 360 gradi. Ecco. Quando vieni su dalla fontana termale c'è da aspettarti un kimono di morbidissima spugna che manco Mastrota probabilmente avrebbe venduto degli asciugamani così morbidi. Poi ce ne sono altri qui per lavarsi le mani. Pensiamo che poi mette su sé sul water. Assolutamente, esatto, è proprio quello il concetto. E poi tutto in contrasto con l'assoluta texture liscia del bambù e questi cactus super super appungentini e questo è rigorosamente tè matcha, io divento matcha per il tè matcha e questa è una carpa koi, insomma ragazzi. Poi
Altre novità, vi faccio vedere come sta venendo la sala prove lentamente, la sto arredando molto lentamente perché voglio estinguere il mutuo e poi costruire un'altra stanza, quindi non volevo sovraccaricarla. Questa è la sala prove e calcolate che gran parte degli oggetti mi sono stati regalati da Accade a caso. I cactus del mistero. Sì, io non ho capito cosa sia successo ieri. È successa una cosa molto strana, perché appunto poi li ho ricomprati, quindi vabbè. Comunque, ad ogni modo, questa è la sala prove, X, sala di consultazione esoterica, tipo un po' Pierre la Sultana. Questi sono i vari strumenti. Questo multi-effetto dato gentilmente, tal rosa. Donatoci da Accade a caso. E questa batteria gialla, quanto la vorrei nella vita reale, questa batteria gialla. Allora, la storia del cactus del mistero è la seguente. Accade a caso mi aveva regalato dei cactus come quelli che vedete nel bagno. E cosa è successo? Che praticamente io li avevo messi sul tavolo del soggiorno. Non so cosa sia successo. Grazie alle Clasher Lives, grazie mille per il follow. Grazie. E non so bene cosa sia successo, ma a un certo punto riapro Animal Crossing alla sera e non ci sono più i cactus, ma erano dentro il negozio di Marco e Mirko. Non so se rendo l'idea. Cioè, Ti vengono rubati. il giorno prima Francesca me li ha regalati, li ho messi sul tavolo del soggiorno e il giorno dopo non c'erano più in casa ed erano dentro il negozio di Marco e Mirko. Va bene. Misteri. Please, mi potresti dare le monete con la stella? Aspetta, quali sono le monete con la stella? Se parli delle mie stelline, no, non ne ho. Oltre a quelle che ho, sono veramente che non faccio altro che vendere insetti su insetti, pesci su insetti, perché sono cortissimo con i soldi. Non ho capito bene le monete con la stella, sai, alle Clasher. Comunque questo vuole essere un po' la sala prove. Anche questa vorrei in real life, sinceramente, questa sala prove. Poi bellissima, grandissima, c'è di tutto. In fare un sacco di Ce l'hai? feste, ovvio, guarda, ti pare? Io allora, Oliva mi fa, ce l'hai il tappeto sotto la batteria? E parla da una batterista, voglio dire, ma come si fa a vivere senza un tappeto sotto la batteria? Cioè, non può essere possibile, non si suona senza tappeto, che sia chiaro, bene. Quindi ragazzi, quindi, cosa volevo dirvi? Niente, sto aspettando un'altra paccata di soldi che non avrò mai per finire di fare e costruirmi un altro piano, perché nell'altro piano volevo snellire un po' la sala prove, quindi farla diventare realmente solo una sala prove, per poi appunto destinare la stanza esoterica sopra, perché poi vorrò creare anche un'isola, una parte dell'isola a tema esoterico, perché vi faccio vedere. Questa settimana mi sono dedicata interamente, non è vero, però ecco, a creare queste aree piccoline. Allora, ho creato quest'area con i free DIYs, con tanto di banchetto, che però mi sono resa conto che due banchetti sono proprio pochi. Un suggerimento capitalista? Assolutamente sì. Anche se siamo anticapitalisti, ma assolutamente sì.
E quindi mi sono dedicata alla creazione di quest'area, così per scambiare i miei doppi schemi. E quest'altra è un'area dove tu puoi arrivare a Rosmarina e scavare. Scavi i fossili che fondamentalmente ho doppi. Non mi andava di venderli per il semplice fatto che, voglio dire, la condivisione prima di tutto. Non mi va di rendere commerciale questa cosa e remunerabile questa cosa per il semplice fatto che ci sta. Qui in alto, qua volevo farti una specie di frutteto, ma mi sta riuscendo malissimo. Qui in alto invece ho creato, ci ho messo una giornata e mi è venuta la cervicale. Ho creato un orto botanico, quello che vuole essere un orto botanico, insomma, con varie varietà di fiori, le zucche, poi insomma magari si potrà ampliare anche sotto, adesso vediamo, insomma, un attimino. Oppure sopra pensavo di elevarmi, perché sarebbe carino avere il doppio livello di orto botanico, perché in realtà sopra c'è il campeggio. Quando pigli un pesce, una farfalla molto preziosa, non venderla subito, tienila per quando li usi, tipo che te li paga il doppio. Sai che non è affatto una cosa sciocca quella che dici? Beh, in realtà non dici mai cose sciocche, ma io sono una di quelle impulsive, appunto, che in realtà vende subito, no? E invece c'hai ragione, bisognerebbe tenersele da parte queste cose. Rischiamo. Ok, grazie Franci per il super consiglio. Farò così. Guardate Avar, che razza di super canna da pesca mi sono comprata. E il galleggiante è una papperella. Cioè, voi ditemi se esiste una cosa più bella. Stupida zanzara, fastidiosa. Vuole mordermi, eh? E mi morderà, sono sicura. E pesce, per favore, puoi aiutarmi? Guarda male, aiuto. E questa è l'area campeggio, adesso ve la mostro. Ok, diciamo che è più carina quando c'è la tenda effettivamente piantata. Qua c'è una piccola area, oh, beh, erbacce, una piccola area un po' così, un po' campeggio nel campeggio. Si vede che non l'ho acceso stamattina comunque. Guarda la quantità, appunto, aveva ragione Ivan, di erbacce incredibili che ci sono, ma sono utilissime. Ho creato anche l'area col campfire, il campeggio, il fuoco. Ho messo distributori di bibite calde, sia mai che magari sia inverno all'improvviso. Qua invece ho creato un'area tra due alberi dove ti puoi distendere e dove puoi riposare in riva al mare. Però scendi in montagna, incredibile. Tubo, Camilla, una mia amica, mi ha detto comprati tubi di Super Mario perché ci puoi andare dentro, ti puoi trasportare da un punto all'altro dell'isola e voilà, e voilà. Un tubo, una via diretta fra casa mia e il campeggio. Allora, c'è Rex, parliamo con Rex, che quando è seduto non vuole chiacchierare con nessuno. No, in realtà oggi vuole parlare con me. Quando è seduto sotto gli alberi non vuole mai parlare con me, mai.
dice sempre sono seduto sotto un albero, lasciami stare. Non me lo dice così, ma alla fine è quello il succo del discorso. Odio le zampine di Rex. Sono troppo tenere. E quei gommini. Oh, parla. Allora, ho un nuovo abitante ed è lui, si chiama Capriolet. Fa molto ridere il nome. È un tipo ganso comunque. Voglio proprio vedere come ha arredato casa sua. Che basettone. Sì, infatti ha una mega basetta con la barbetta da capretta. E... Sì, ho capito. Ma infatti quella lì, quell'abito che hai, tipo giacca da rapper si chiama. Quindi secondo me, infatti io ieri sera... Grandmaster Flash, no. Sì. Comunque, Flavor Flav, bravo. Ivan ne sa. E ieri gli ho scritto una lettera, ieri sera, per dargli il benvenuto e gli ho mandato un regalo. E gli ho scritto, yo bro. Spero che accetti, insomma, questo sforzo che faccio. Comunque secondo me è veramente uno tosto lui, mi piace un sacco. Poi appena arrivato nell'isola mi faceva straridere, cioè faceva un sacco di battute super divertenti, quindi me lo terrò stretto Capriolet. Poi si chiama Capriolet, cioè troppo ridere, migliore. Poi è verde, voglio dire. Come dico sempre a Ivan, io voglio strabene a tutti gli abitanti della isola, tutti. Parte Vittoria che insomma si è resa un po' antipatichina andando via così subito, non ho capito, cioè io ti ospito nell'isola, ti dico ok, faccio le lettere, le tutto, non sai il massimo della simpatia, però va bene, e lei se ne va, mi ripaga così andandosene, vabbè, questa riconoscenza. Guarda gomitolo, cosa vuoi? Ah, ok. Quindi non mi vogliono parlare quando sono seduti, eh? Oh, clone. Katie. Stellina dei rotocalchi mi chiama ultimamente. Non so bene perché. Marina, non lo so, starà cantando da qualche parte probabilmente. A Marina canta di continuo. Però è bello. Ieri sera si era piantata davanti a casa mia. Gna. Tutto così, un'ora ogni volta che uscivo dalla porta. Stop, Come che non hai finestre dentro casa? no, però le voglio. Anche a me piacerebbe tipo mettermi davanti le porte, tipo la chiara stella, però d'estate, a cantare. Perché la stella sono quelli che vanno a cantare davanti alle porte durante la festività di Natale, che cantano tutte le... Grazie, Katie, Madonna, che buona che sei! Sì. Giusto. Ah, certo. Katie, una volta avevo perso la testa per un gruppo pop indie. Quando sono diventati famosi ero disperata. Mi ha detto. Ali Clasher, mi aiuti? E non ho capito però la tua richiesta, Ali Clasher. Prova a scrivermela più chiaramente perché non ho capito cosa mi hai richiesto. Se posso, vedo se posso aiutarti, però non ho capito.
capito bene la tua richiesta. Perché? No, voglio il rettino, no! Tanto devo dare l'acqua ai fiori. Ah! Selma si è offesa. Abbiamo preso in giro perché graffiava. Ciao bei bimbi. Sono diventata bravissima con la kalimba. Vediamo cosa si stanno dicendo. Io li scippo tantissimo, Gomitolo e Katy. A parte che sono due gatti, e già qui partiamo prevenuti. Ma secondo me starebbero benissimo assieme. Ma c'è sta cosa effettivamente che magari due abitanti della stessa isola possono innamorarsi? I piedini di Rex? Oddio. Cosa vuoi dire ai piedini di Selma? I'm too sexy for my shirt. Sexy for my shirt. Io sexy, yeah. Ripondi. Su Como. Sono carinissimi. Secondo me starebbero benissimo assieme. Vedi che sarebbero, cioè, scusami, Gomitolo gli ha appena detto, cioè, è solo che ogni volta che ti vedo resto stupito dal tuo aspetto. Ok, può essere una cosa anche, non so, cioè, no, negativa, però magari una cosa così, una storiella, però state assieme, dai, and now kiss. Gomitolo e Katy, sono due gatti. Katy gli ha risposto gli ha proprio risposto come gli risponderebbe una ragazza del cancro. Anche per me è stato sconvolgente accettare quanto sono allucinante. Perché è conscia di essere bella lei. Oh, non stanno litigando. Ai. Amatevi, per favore, amatevi. Niente, due personalità troppo forti, fanno fatica a stare insieme, niente, ho capito, ritiro il mio ship. Quanto è bella questa farfalla. Elisa, voglio parlare con te. Dove sei? Elisa! Eccola. C'è del tenero, anche secondo me. Bisticciano, però c'è del tenero. Dimmi la novità. Ok, un po' giudicante Elisa. Però è una bellissima casa. Sono molto invidiosa della casa di Elisa. Se dopo se ne va a casa, magari andiamo a stalkerarla. Ma sì, ma comunque ha una bella casa. Mi piace come è arredata. Oh, facci. Niente. Non vedo.
Ok, l'abbiamo fatto. A prendere cosa? Una lausca, vabbè, la metterò in tasca. Vediamo cosa abbiamo qua. Allora, devo mettere un po' di cose a casa. Sorpetti jeans. Sì. Posso mettermi così oppure... Da bello di velluto! Oh. Andiamo a casa, subito. O no, per di qua. Elisa è carina. Elisa è super dolce in realtà. Non parla tanto. Chi ti ricorda? Ricordi quella serie TV su una fia con gli occhiali, tipo... Glibetti! Ah, Glibetti! Mi piaceva Glibetti, quelle poche volte che l'ho guardato, pochissime volte che l'ho guardato. Mi piaceva Glibetti. Bello questo sgabello! Lo andiamo a mettere subito di sopra. Ciao, ciao, ciao! Guarda Rachele, ti piace la mia sala prove? Mettiamo subito, questo me l'ha dato Gomitolo ieri sera. E mi ha proprio detto, pensavo potesse piacerti. È perfetto questo sgabello per questa batteria, vieni a vedere. È bellissimo. Ha le perline tipo. Sì. Bellissimo. Cioè Gomitolo non poteva farmi il regalo più bello. Come sto? Bene, bene dai. Un po' stanca, però bene. Rachi mi concedi di farti della pubblicità, sì, è gratis. Rachele si è appena immatricolata, è ufficialmente una matricola dell'Università di Padova, lo dico, eh. Lo dico e qui lo dico. E mi fa un certo che, perché mi sembrava ieri quando sbompettava in giro per casa. Chiedendosi perché, per ogni cosa. E soprattutto lasciandosi fare la qualunque, perché io la vestivo, la mettevo addosso le cose, e lei zompettava in giro per casa, così. La bambina che piangeva meno in assoluto, comunque. Cioè, mi ricordo una volta ha fatto uno svolo incredibile, sul tappeto della cucina, sbattendo violentemente proprio per terra la faccia, e si è rialzata come se niente fosse. Questa è mia cugina, ragazzi. Comunque, allora volevo prendere il vestito da pirata che volevo mandarlo a, anzi, volevo portarlo a Var da Francesca. Franci, dimmi se ci sono altre cose che ti possono interessare, perché io sto tenendo tanti oggetti per l'altra stanza, che voglio tenermeli da parte. Allora, costume da mozzo lo mettiamo di qua. E questo lo diamo a Blatero, questi due. Questi lì diamo a Mastro Mirko. Questo lo diamo a Margà. Però ci basta il costumino. Ok, va bene. Come vuole Vossia. Ma era un topazio volante, come avevo appena visto. Ho preso il volo. La conchiglia stereo, yes! Quella che hai tu sulla riva del mare. Ok.
che figata. Mi sono bloccata 10 minuti a guardarlo. Ho detto, ma come ha fatto a fare questa conchiglia gigante? Ma a un certo punto si avvicina e mi dice, è uno stereo. Io, cosa è uno stereo? What? Io tipo... Sono curioso di vedere come... Anch'io sono curioso di vedere il suo outfit. Oddio, che bella questa palla! Ci sono delle grossissime unità. Sì, lo so che vi ampliate, dai. Non fate i grossi. Va bene, quindi di fatto domenica riaprite. Va bene, io voglio subito questa palla qui. Boccia acquaria, dai, è troppo bella. E poi anche questo gioco lo compro a Marena, sono sicura che le piace. Quello stereo è fighissimo, lo voglio subito. Lo compro immediatamente, è troppo bello sto stereo. 10.000 stelline! Troppi soldi, non so se fare questo investimento. Per cosa? Per questo stereo, ma è troppo bello però. No, non ho niente di stelline. Però è troppo bello. Cosa faccio? Niente. La boccia ce la vivi per me oggi, no? La boccia me l'aveva presa Francesca oggi. Voleva darmela. Me lo regali tu? In che senso? Dai, non fare così, che mi emoziono. Allora, ci penso intanto. Vado a prendere altre. Mi devo prendere tanto comunque dei kit di personalizzazione. Perché ogni volta ne risento fortemente. Oddio, l'ombrello con la bandiera italiana. Cinque. Non mi bastano mai i kit di personalizzazione, perché io faccio un sacco di esperimenti, voglio vedere cosa si può personalizzare e cosa no ogni volta. Ne compro tantissimi. Vediamo che muri ci sono. Muro malandato, bello, molto grunge. Muro alla moda, che è un po' psichedelico. Questo con i girasoli è bellissimo. Sì, sì, compra, compra. Questo pavimento qui non è male. Pavimento di rattan. Vabbè, compriamolo. E di rattan, però c'era anche l'armadio rattan e la sedia rattan sul catalogo di Nook. Che non erano male, erano tipo fatte di vimini cioè intrecciate tra di loro. Super fico, si poteva pensare di fare una stanza così. Mi piaceva la palette. Vabbè, il pavimento giapponese ce l'ho. Cos'è? Cosa mi ha droppato le miglia di nuova? Ah sì, perché ho speso soldi, va bene. Magari nella vita reale ti regalassero qualcosa perché hai speso dei soldi. È una cosa molto fattibile, secondo me. Bene. Come sta per arrivarmi lo stereo moderno? No. Ma ce l'avevi tu a casa? O ce l'avevi sulla bottega di Nook? Facciamo un giretto intanto per l'isola dall'altra parte, che magari c'è la bottiglia con... c'è una bottiglia con uno schema da qualche parte. Io raccolgo tutti i coralli che vedo. Non lo so perché, ma me lo sento che prima o poi mi serviranno questi coralli. Franci, sei troppo buona, comunque te lo dico. E tra l'altro non so mai come ripagarti, perché io sono poverissima.
fatta di mare. Io voglio la vongola gigante. Dove? Non c'è. E vabbè. Torniamo di qua. Vediamo se ci sono buchi, cose. Ma con molta grazia riesce a passare dopo un tot. Ora, bella questa farfalla. Ho l'app di Nook per le tante volte che ho comprato dal catalogo. Avevo la sgomazione piena di animali rari, a fine mese faccio il tesoretto. Grazie. Ti posso dire soltanto che grazie. Andiamo a trovare Cervina, magari a casa. Cervina è dolcissima, oltre che bellissima. Chiaramente è un cerbiatto. Anche lei ha una casina. È una cerbiatta. Cerbiat, asterisco. E anche lei ha una casa molto bella. Mi piace come l'ha arredata con il pavimento a cua. Andiamo. Cervina, dai, quanto è bella. È nuovo anche lei. È super dolce. È ha detto padre. Eh? No, è da me. E, ha detto che il suo pregio migliore, ha detto che ogni giorno ci dimentichiamo, lei dice sempre questa frase, ogni giorno ci dimentichiamo dei nostri pregi. Ma ho imparato questo esercizio di dirmi ogni giorno qual è il mio pregio. Wow. E lei dice che il suo pregio sono i suoi zoccoli perché sono proprio belli. Yes, wholesome, wholesome. Attenzione, Gigastar vuole semplicemente fare sfoggio di sé con una stupidaggine, quindi così. Senza pensarci, due volte. Fatto. Ah, che bello, sta continuando a scrivere, ma io l'ho bloccato, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Che dire? Io volevo anche cancellare i messaggi, forse si riesce da fare da qui. Belli caratteri cirillico random. Sì, perché li utilizza per spammare lo stesso coso. Però non capisco perché il moderatore automatico non riesce a fermarlo. Sì, anche perché comunque è abbastanza assurdo. A volte blocca delle parole stranissime. Sì, stranissime. A te come l'ha bloccato. Sì, invece questo no. Vabbè. Gigastar 33, che bel nome. Peccato che non sei una Gigastar, ma sei un gigascemo. Comunque, questi sono i miei. O altrimenti, come una Gigastar, potresti tipo allargarti fino a diventare una nana bianca e puff. Comunque, in ogni caso. Però no, sarebbe troppo, perché non ha dignità le nane bianche femminile. Grazie ragazze comunque che l'avete bloccato e segnalato, anch'io ho bloccato e segnalato no, ma l'abbiamo anche bannato, quindi... Certo che però posso dire... sta in silenzio.
Sono le 6:30, no, le 5:30 del pomeriggio. E tu alle 5:30 del pomeriggio di un venerdì 6 di agosto ti metti a scrivere su una chat, a spammare in una chat. Veramente non c'è altro da fare. Probabilmente. Comunque, torniamo alla nostra cervina. Fa qualche pezzo raro, mi dice che probabilmente ho trovato, ma che ma cervina, non so se tu hai le apriamo il frigo, le competenze per poterlo dire. Al tagliere semplice. Quindi tu usi il tagliere per preparare i dolci, cervina, è interessante. Sto zizzagando perché sto cercando se ci sono piccole fosse dove scavare. Così. Come si chiamano i fossi? Qua non c'è nulla, qua non c'è nulla. Qua c'era Katie. Faccio un erbaccio. Cosa ti sei perso? Ma una persona molto piccola, esatto, che facevo lo spammer, molto piccola, molto molto insignificante. E, però per il resto niente, sono ancora qui che vago nella mia isola e voi direte Silvia basta perdere tempo, ma in realtà non sto perdendo tempo, sto cercando di riorganizzare il tutto per poi andare da Francesca a Var, cercando di sistemare un po' l'isola anche nel frattempo. Io so che facendo così, correndo in giro per l'isola, non faccio altro che danni, ma devo fare le cose velocemente. Ecco, ecco altre erbacce. Mannaggia, oh, a queste erbacce. Più le strappi, più ricreschi. Incredibile, incredibile. Quei buchi sono fatti dal bambù. E niente. Andiamo, no? Cercando di evitare i fiori. Bravetto. Qua c'è qualcosa, fai. Qua c'è un altro rametto. E poi scendiamo e ritorniamo dove eravamo più o meno, come in realtà. Sì, in realtà è vero, è proprio come nella realtà. Sto anche cercando di pescare pesci che vedo così random, così mi faccio il Lillari. Poi vado da Blatero a farmi riconoscere un po' di fossili. Urca badurca! Dai! Urca badurca! Posso dire che la modalità di pesca su Animal Crossing è proprio... Non stai giocando bene ad animali attraversanti, non ti ho ancora visto attraversare un fiume. Ok, lo faccio subito. Via!
Belle. Belle. Sara Simeoni. Belle. Solo per te, Pix, sto facendo questa cosa. Belle. Yeah. Questo è il vero gioco. Scusami, ho visto una cosa da questa parte che devo scavare assolutamente, perché sono soldi e non penso ripianterò la sacchetta, per il semplice fatto, ragazzi, che sono povera in casa. Le isole si creano randomicamente, cosa intendi? Le isole quando, appunto, ne so, inizi il gioco, oppure la conformazione geografica? Perché all'inizio ti fanno scegliere una tipologia di isola. Quando inizi una nuova partita, allora, per esempio, VAR, aspettate che c'è Grubiero che vuole dirmi una cosa, arrivo. Ha un regalo per me. Una cattedra da professore, grazie. E quando inizi il gioco, sostanzialmente ti fanno scegliere l'isola in cui vuoi andare ad abitare. E insieme a te ci sono altri due personaggi. Ah, poi c'è Tom Nook, Marco e Mirko. E ti fanno scegliere la tipologia di isola, ti dicono la puoi volere più così, più colì, e io ho scelto Rosmarina, che aveva questa forma qui, perché in realtà aveva, come potete vedere, non posso indicarvelo, però tipo sul centro, al centro qua in alto, al di là del fiume, riesco a... Ecco, un po' più sotto a sinistra, dove c'è la casa di Grubiero, c'è un piccolo laghetto che ha forma di cuore. Io l'ho scelta solo e semplicemente in base a questo criterio. Poi è chiaro che più vai avanti con il gioco... No, è vero, in quello vecchio non potevi scegliere, infatti. Su questo sì, puoi scegliere proprio la tipologia di isola, la forma... La distribuzione dei fiumi, di come è fatta, è proprio. Poi la puoi sempre modificare, perché una volta che tu puoi terraformare nel vero senso della parola, la puoi modificare. Però, come infatti sto già facendo un pochino, perché non ho ancora tutti i privilegi per terraformare a livello alto, come poi vedremo Francesca, l'isola di Francesca. Una volta, per esempio, su Wild World non potevi fare questo, cioè non potevi farlo, capitavi in un'isola randomica, sostanzialmente, e ci davi il nome. Al massimo potevi dire tipo, mi piace la montagna, mi piace il mare, ma quello era semplicemente per capire dove collocare la tua casa. Perché se dicevi tipo mi piace il mare, ti mettevano più vicino al mare con la casa, se dicevi mi piace la montagna... ti mettevano con la casa vicino alla montagna. Tutto. La conformazione geografica cambia, cioè se io rispondessi allo stesso identico modo di come hai risposto tu, avremmo la stessa isola. In realtà non... Aspetta, non vorrei dirti una cosa per un'altra, però non è che devi rispondere a delle domande per avere una tipologia di isola, te le fanno proprio scegliere. Però non vorrei dirti una cavolata, perché effettivamente... No, ma bene o male quelle che avevo visto io erano tutte molto simili come conformazione. Cambiava solo la dimensione dei fiumi, non la dimensione più che altro, la disposizione dei fiumi e appunto le parti del promontorio più alto e basta. Però in genere erano tutte molto simili. Però non penso che esistano delle, non lo so, questo non lo so. La cosa che è modificabile appunto è la posizione della piazza, esattamente. Però può capitarti un'isola, no, non può capitarti un'isola senza fiumi. Questo no, fiumi, promontori alti, quindi di tre livelli differenti, quindi pianura
e altre due altezze, laghi e mare con la parte rocciosa ci sono ovunque in tutte le isole. Non capita un'isola senza, non ci sono isole senza fiumi. Le puoi modificare tu successivamente terraformando, andando a tappare magari alcune zone, alcuni fiumi li fai diventare laghi, magari perché non ti piace avere il fiume nella tua isola, per dirti. Però tutte le isole di base partono così. Hanno più o meno tutte la stessa conformazione, a parte qualche elemento che cambia, però sono sempre diverse fra di loro. Io penso che possiamo andare da Blattero. Gomito lo sta dormendo sotto a un albero. Ma esiste anche una specie di barca con cui navigare? No. Allora, questo non te lo so dire se più avanti ci sarà, perché te, certe cose me le sto tenendo, non mi voglio spoilerare nulla e quindi. Però non penso proprio. Cioè, tu ti puoi spostare da un'isola all'altra attraverso l'aeroplano, cioè un piccolo aeroporto, che tra l'altro non è proprio un aeroplano, è un. Come si chiamano? Quelli che atterrano nell'acqua. Idroplani. Sì. Ma boh, non so, adesso non mi ricordo, aiutatemi. Idrovolante, forse? Boh. E quello ti aiuta, idrovolante, perfetto, ok? Grazie. E quello, con quello puoi spostarti da una parte all'altro delle isole, quindi andare a visitare le altre isole. Ma dopo lo vedremo, infatti. E so, smentitemi, perché questo lo so perché l'ho letto a caso, che smentitemi se non è vero. Che a un certo punto potrebbe esserci anche un secondo aeroporto, quindi la tua isola quando diventa molto grande, molto ampia e vengono tantissime persone, c'è cioè molto andirivieni, diciamo, ti si apre un nuovo aeroporto, quindi non ne hai uno solo, ne hai due. Cosa ci dice? Ah, non lo so, non lo sai. Ti dico, l'avevo letta sta cosa in giro, Franci, però magari l'ho detto una cavolata. Magari dopo mi informo meglio. Qualche rarità, sicuramente sarà uno dei tre che ho portato. Già la percentuale sale 2 è altissima. Ah, 2 su 3, incredibile. Una coda plesiosauro e un torso anchilosauro. Ok, allora questi abbiamo dati. Quello che ci rimane possiamo andarlo a mettere nell'area fossili. Ok. Oh. Beh, vabbè, possiamo scavare un piccolo buchino. Piacere. Siamo da proprio su. Yes. Bene. Allora, cosa ci manca? Lasciare un po' di cose a casa, visto che siamo qui, vendiamo due pesci a Marco Mirko. E poi arrivo da te, Franci. Oh, ma schifo.
Allora. Oh, ciao Andrea, ciao. Grazie del follow, Lemon Rose, grazie mille. Cosa mi stavi scrivendo, Pix? Aspetta che arrivo, eh. È che non riesco, è lo stesso problema che avevi l'altro giorno tu. Ok, allora, però non ho specificato, io intendevo all'interno dell'isola, tipo terraformando un lago abbastanza grande affinché il centro o le due sponde non sia raggiungibile con l'asta. Ah, ok. Aspetta che ti ho perso di nuovo. Non so quanta libertà è. Questo non te lo so dire, questo proprio non te lo so dire. Innanzitutto poi è arrivata Strega Nera, ciao Strega Nera, ciao. Mi sei mancata, come stai? Stai facendo un lago enorme. Ecco, allora Francesca potrà rispondere alle tue domande. Io non saprei veramente cosa potrebbe succedere in realtà. Sarebbe figo però effettivamente fare un lago gigante tipo... Puoi solo girare attorno. Infatti, potrebbe andare meglio. Oh, abbiamo ancora quei problemini che mi dicevi la settimana scorsa, un po' di ansia, cose così. Fammi sapere. Sì, ok. Così. Sì. Metterò il tubo per teletrasportarmi dall'isolotto in mezzo al lago. Sì, puoi farlo. Non so quale sia il massimo, però lo puoi fare. Strega Nera, comunque siamo tutti qua vicino a te. Questo è il nostro piccolo momento di tranquillità. Prendila così. Qua è il nostro piccolo, piccola area tranquilla e felice. Ok. Dove devo andare a Marena, questo lo mettiamo in condizione, lo mettiamo in qua, ok, di cosa? Prego, figurati, siamo qua proprio per questo. Soprattutto per questo, direi. Sara, che non vuole Sara? Certo che vengo nella tua isola. Devo fare una commissione con Cade a Caso. Quindi vado un attimo a VAR, ci scambiamo due cose, facciamo un giretto dell'isola e poi vengo da te. Che ne dici? A me, una buona idea. Scusate, ma sono incappata in Sara e voglio capire se mi dà qualcosa di interessante. Ma
Pavimento misterioso. Va bene. Se 3.000 stelline sono tante. Sono a posto, non posso permettermi di spendere altro. Allora, andiamo velocemente da Marina. Sperando di trovarla a casa. Sì, a casa. Cosa sta lavorando? Vediamo. Che stai facendo? Ah, ce l'ho. Per farmi dare lo schema. Dammi una cosa Marina, aspetta. Che per te. Certo, le ho messe. Sì, sono l'agente della CIA. Italog Gold. È una maglietta con il logo di 7 Gold. Ah. Ma che muschio, ma cosa mi ha dato? Anche se era un... Un'altra truzza! Benissimo! È vero! Stratruzza come maglietta! Bene Franci, sono pronta a venire da te, quindi apri il gate e poi vado anche da Strega Nera. Tra l'altro, sto canale, se ti serve qualcosa che vedi che ho, tutto quello che vedi è sempre ricomprabile, dimmi che te lo porto, ecco. L'aperto. Ok, arrivo. Chissà da quanto tempo è aperto. Il gate di un'ora. E andiamo avanti qua. Dopo lo vediamo. Lo specchio, immagino che ce l'avrai lo schema per il tavolo di legno. Non sei tranne solo io, wink. Ciao Pix, va bene, ok. Allora, a dopo se ci rivediamo, oppure buona serata se esci e vai e ti lasci guidare dal cuore. Ciao Pix, grazie di esserci stato, di esserci come sempre. Ciao Elisa, io vado da Francesca, ciao! Pronti, partenza via. Ciao Dodobaldo. Cosa stava armeggiando Dodobaldo? Vorrei partire. Andare da quel punto. Oh, che servizio 5 stelle, oh.
Esattamente, proprio avaro. Mi piace che è ansiosissimo, muove quelle alette così, con tutto il sudore. Che cosa farebbe un dodo? La prossima volta che salgo in un aereo penso, cosa farebbe un dodo? Immaginari di estinzioni varie. Hai cambiato un po' di cose, veramente? Hai rifatto un po' l'isola? Stregonera, anche lei è un'isola bellissima. Anch'io sto cambiando un po' di cose, comunque. Sto sistemando un paio di cose. Più che altro perché, vedendo le vostre isole, che sono molto più elaborate, più grandi, mi sto prefigurando la conformazione, non sto proprio scegliendo a caso il tutto, perché volevo fosse funzionale, volevo spostare meno cose possibili. Comunque guardate che bella la vista di Var dall'alto. Che saluta. Yes, oggi la vedrai finalmente. Dobbiamo mettere un comando da riscattare con i punti, che così potete dirmi di smetterla di mangiarmi le dita o le unghie. Ok. Oh, sono arrivata a Var! Eccole, eccole! Oh, mi ha preparato un bel frappè, mi siedo allora. Non dire così, niente di eccezionale, non ti sminuire. Hai fatto un ottimo lavoro con la tua isola, è super fica. Maracas, maracas, sono le maracas. Mi state preparando un frappè. Fate una volta che è finito? Mi ha servito il frappè. Ah, eccolo là, bellissimo questa cosa. Ma io non posso niente, prendere niente mentre sono seduta. Alla. Maracas. Maracas, cosa mi hai detto? Bacchetta conchiglia, wow. Come, secondo me ce l'ho già la bacchetta conchiglia, ma vabbè, devo controllare a casa. In ogni caso, grazie. Yes, dove sono? Aspetta che mi sto altoparlante conchiglia, yes. E boccia acquario. Mi sa che le bocce acquario doppie le metto dove dico io. Cavolo, potevo portarmi l'ocarina. Avete le carte, 15 e 18. 15 e 18, quanto fa? Vai, suona. Andiamo a tempo. Ma ci sono delle cose che fanno straridere su Animal Crossing. Oh, chi è che mi ha insegnato l'altro giorno? A Gomitolo o a Marina? Mi hanno insegnato un'emozione nuova che si chiama... dov'è? No, hanno usato l'allenamento. Oddio, dov'è? Autostima, eccola. Com'è?
così è. Guarda Tobia. Y. Questo è. Dovrei farlo più spesso. Che bel signorino che siamo oggi, Francesca. Oh, una signorina, se ci pensi. Nianino, signorino, senti, vabbè. Vado in porturano un attimo Tobia, scusami Francesca. Ciao Tobia, ciao vecchio. Che bel vestito. Il vestitino. Mi sta benissimo. Sarà bellissimo, esatto. Comunque Tobia ha compiuto gli anni il 4 agosto, sono andata alla sua festa di compleanno, yeah. È stato bellissimo e è del leone Tobia, a tutti gli effetti. A Pepsi! Chi perde la poltrona va a Roma. E chi va a Firenze se la riprende. Quindi va a Pepsi. Dai Franci, portami a fare il Girezzi. Io ormai la conosco come le mie tasche, no, non è vero, mi perdo ancora a VAR. Ma che figo! Anche a Marina, lei c'ha una pulce sotto il bicchiere. Come si fa? Come si fa? Explain, la zanzara. Lo so, ma come? How? Questo esprime veramente. Come si fa? Faccio un attimo di pausa. La pigli e la esponi. Veramente? E la esponi, quindi fai tipo esponi in casa. Sul serio? Assurdo. Ti meriti un applauso. Fighissimo. Bella questa Yankee Candle. Oh no, l'ho spenta. Mi siedo un secondo e leggo le... Vero, leggo vero, cronaca vera. Eccomi, andiamo, portami dove vuoi. Ok. Hai preparato una cosa? Ok. Andiamo. Oh, scusa Tobia. Bellissimo questo cartellino. Aspetta perché mi sta portando in giro Francesca. Mi viene un po' da piangere, posso dire. Bellissima questa cosa. Sì, ciao Silvia. Vedi l'emozione cosa fa? Fa fare così a caso. Io volevo scattare una foto e invece mi ritrovo. Di nuovo a premere i bottoni a caso. Abbiamo il filtro pop, oppure dolce, oppure intenso. Pellicola. Ciao rognoso, ti rispondo, papà di Rachele, ergo mio zio. Facciamone anche una normale. Bellissimo, bellissimo Franci. E adesso faccio anche... Io non ce l'ho il cuoricino, mannaggia. Faccio imbarazzo io.
secondo me il papero bellissimo. Quando sono così, non si riesco a fare una foto mega dall'alto. Oh no, hai starnutito. Fare una cosa visuale dall'alto. Bello, mi piace, è bellissimo questa cosa. È vero, questo puntile bisognerebbe, oh, bisognerebbe sfruttarlo di più, secondo me. Bisognerebbe sfruttarlo molto di più. Guarda io la Francia. Siamo piedo con piedo. Gli attivi che poi perdono. È vero. Molto bello, è quasi geloso, ha detto Ivan. Vuol dire che hai fatto una cosa bella. Ride. Ma se mi permetti, ecco, sa come farti calmare. Io ci potremmo spartire un cocco. Vado a prenderlo. Vai, prendiamoci un cocco e mangiamocelo assieme. Non si può aprire l'inventario con essendo seduti. Ok, allora mi devo alzare. Esatto, è proprio la sensazione giusta. Comunque, mangiamocelo assieme. 3, 2, 1. Mix. Bello, bello, troppo bello. Lo devo fare io, faccio lo slideshow dopo. Dovete sapere che Francesca, ti ho rubato un corallo. Dovete sapere che Francesca l'altro giorno mi ha fatto uno slideshow della nostra gita. Siamo andati al museo, siamo andati in giro è stato super emozionante tipo riceverlo e dopo cena mi sono messa al telefono, ho visto questo slideshow, stavo letteralmente commuovendo, no jokes. Comunque, zampine, queste sono bellissime, zampine, e sono, le puoi mettere tipo da... Che belli questi lettini, tra l'altro. Wow, sono quei lettini mega VIP che mettono negli stabilimenti balneari dove paghi tipo più o meno 50 euro un'ora. Non posso calciarla la palla. Yes, yes! Boing, 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 boing.
alla piscina. Ah, questo è il lago che dicevi. Che ha messo anche i cartelli, giustamente, dei lavori in corso. Oh oh. Non ti vedo più. Continua a non vederti. Ok. Bello, quest'area è molto esotico. Esatto, ho battuto tutti i bambù e i panda. Nessuno sì, c'è, non mi ricordo come si chiama, ma c'è sicuramente. Che bello questo posto, ma qua dentro ci sono i ravioli. Ma questo fa parte della mia, dello stesso stile della cucina e del focolare che ho io a casa. Lo stesso stile del focolare che ho a casa io. Quegli ornamenti, quei fornelli. Chi è lui, lei? Bellissimo. Fate una foto, dovevo. Troppo. Anch'io allora, dormiamo tutti. Poi non ho capito cosa stira sopra un sarcofago, non c'è, ma dai! Bellissimo. È matta, ok. Beh, si vede che è matta, tantissimo. Cioè, vive dentro una piramide, però c'ha una piramide della piramide. Esatto, ha una mini piramide, esatto. Da nuova vita al sarcofago, giusto? E tra l'altro questo scarabeo è bellissimo, questa statua di scarabeo. E niente, e dorme, cioè gli avanza anche tempo per dormire. È tipo Katy, ma egiziana. Scusa, voglio parlarci. Cleo. Sei forse di te? Sì. È vero, proprio matta. Gli ero regalato lo scarabeo. Veramente? Fatta a farlo. O dove l'hai trovato? Bene, ok, Cleo. Che te devo da dire? Bellissimo, comunque. C'è la ricetta? Ah, ok. Buona sapersi. Ti ho spento il pesce. È proprio matta, c'hai ragione, Franci. Nuovo. Ragazzi, mi concedete 2 minuti, due di numero, che voglio bere un po' di acqua, andare a fare i bisogni e poi tornare. 2 minuti, arrivo subito. 2 2 2, il numero 2 2 2 2, 2 minuti.
è vero, avevo dimenticato il microfono spento. Sono una sciocca. Sono una scemotta. Dicevo che... Scusate. Il bello della diretta. No. Dicevo che sentivo sprizzare la felicità attraverso lo schermo dopo quel sono libero. E a te, Franci, avevo chiesto quale fosse questo semino qui. Aspetta, te lo faccio vedere subito. Che sciocca che sono, mi sono completamente dimenticata, perdonatemi. Questo semino qui volevo chiederti cosa fosse. Comunque, Streganera, ok, ho letto il tuo messaggio. Sì, e adesso arrivo con, dopo, adesso finisco con Francesca e arrivo da te subito, tipo istantaneamente. Il cocco, ah, in che senso? Cioè, io l'ho visto piantato il cocco, ma non era, non faceva così. Fammi vedere. Facciamo una piantina normale. Se mi ricordo male io, sì, sì, ok. Allora mi ricordavo male io questa cosa. Bene, grazie per avermi aver dato delucidazioni. Tombino, mi piace un sacco. Qui non ci si può sedere in due, è molto molto triste come cosa. Ma sì, si può! Yeah! Bene, Franci, io direi che adesso faccio una capatina da strega nera e niente, e faccio una capatina da strega nera. Se hai bisogno di qualcosa, che bello quel secchio con l'acqua, anche questi fondali così fatti a mano col telaio. Bella, la bellissima la bandiera, l'hai fatta tu? È troppo figa, troppo bella questa bandiera. È assurda, troppo bella. Cosa voglio dirti? E niente, direi che a questo punto vado da strega nera. Vado da strega nera. Internet, ah, l'hai scaricata da internet. Ok, fighissima. Comunque, è troppo bella. Quindi io ti ringrazio per l'ospitalità, abbiamo fatto questo giro meraviglioso per VAR, a VAR torneremo comunque. E sì, Pix, assolutamente, assolutamente, devi venirci a trovare. Guarda come siamo divertenti, scusami, e fantasiose e sbarazzine. Parlo per me, per Streganere, per Francesca. Gioia, è la mia emozione preferita, perché sprizza i fiorellini, vorrei sprizzarli anch'io in real life, tipo. Sono troppo belle le maracche, sono effettivamente troppo belle. Bene, Franci, allora ti saluto e grande Rachele, le tue capacità di persuasione non mi lasciano mai veramente, come si può dire, delusa, al termine. Sì, si può stare in più di uno sulla stessa isola, da quello che so. Mi ha fatto Ivan giusto poco prima la stessa domanda. Sì, si può fare, almeno da quello che so. Poi ragazzi, magari dico delle cavolate, però da quello che so, sì. C'è un limite, mi sembra di 6, forse.
Dai, ma non ti. Cioè, questo non è abbastanza per convincerti. Onestamente, Pix, non è abbastanza per. Io non ci prendo niente. Nintendo non mi dà una percentuale su quello che sto dicendo, ma è bellissimo. E sì, allora te lo dico, lo è tantissimo. Cioè, è uno dei giochi più rilassanti in assoluto, secondo me, Animal Crossing. Le musiche, le ambientazioni, le cose che devi fare con gli altri villeggianti, con gli altri paesi, non viene il termine, personaggi del tuo villaggio e via discorrendo. Cioè, se lo stipendio non vuole, mortaccia, maledetto stipendio, lo picchio. Trovi delle offerte comunque. Anch'io l'ho pagato meno. Ho trovato un'offerta su CD Keys e l'ho pagato un po' meno rispetto al prezzo pieno, perché sennò era esagerato. Anche avendo appena preso la Switch, per carità, che ho preso usate tutto, però mi sto andando a mettere giù le cose. Boh, secondo me vale la pena. Secondo me, poi io non sto rimanendo delusa da questo Animal Crossing. Io un po' su di giri all'inizio quando ho visto il trailer, perché ho detto: oddio, quante cose in più si possono fare rispetto a New Leaf Wild World, che è un titolo che avevo giocato un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa. Sì, è proprio un gioco zen, perché hai tutto il tuo tempo per te, puoi fare le cose, i tempi li decidi tu, non è niente di pressante. Sono io che corro come una pazza per l'isola, ma in genere veramente allora, strega nera, ti porto un po' di schemi. Io so che come te, come Francesca, ce li avrai sicuramente, però ci provo. Se ce li hai, se ti servono bene, altrimenti non ti preoccupare. Esatto, Francesca ti ha detto una cosa sacrosanta. No, perché giocheremo insieme, infatti. Cioè, il fatto di aver implementato questa cosa del giocare effettivamente in compagnia con altre persone che ti puoi trovare è proprio bello, è proprio una cosa meravigliosa ed effettivamente rende tutto meno, fra virgolette, monotono, no? Perché visiti un'altra isola, ti fai un'idea di come gli altri hanno sistemato la propria isola, ti vengono in mente idee a te a tua volta, e poi è tutto veramente tanto personalizzabile. La dimensione di questo Animal Crossing è bella, perché è veramente tutto molto, molto personalizzabile, a differenza dei vecchi Animal Crossing, che avevano dei limiti in questo, ma. Però avevano, secondo me, Animal Crossing, cioè tutti i titoli che ho giocato, non sono tutti, ma sono alcuni, boh, hanno sempre quel principio di base che è la tranquillità, che è appunto l'essere un po' zen, l'essere rilassante, essere il tuo angolo di pace, tipo. È per questo che è un po' tricky alcune volte, perché ti crea dipendenza, perché è troppo angolo di pace. Perché si mettono nel vestito le scene per fare foto assurde filmati? Assolutamente sì, sull'isola di Fiorillo. Che avete convinto? E vai! E anche Rachele ha detto che c'è una buona probabilità che anche Rachele abbia la propria isola e con una conseguente Switch. È vero, come dopo leggete, come abbiamo fatto l'altro giorno, come ha fatto l'altro giorno Francesca per me, e dopo lo farò per lei. Le musiche strappastorie. Una lacrima strappastorie.
vorrei partire. Non c'è problema, noi aspettiamo proprio perché Animal Crossing ci ha dotato di questa enorme qualità, la pazienza. Per vedere crescere un albero devi avere pazienza, per vedere crescere i fiori devi avere pazienza, per sbloccare tutti i vari accessi devi avere pazienza. Così, bisogna allenare la pazienza. Pix stremato, vai a goderti la libertà, Pix. Ciao, pazienza. Baci, grazie di essere stato qui. Strega Nera, sto arrivando. Preparati. My cat. Poi l'isola di Strega Nera si chiama My Cat, cioè non è dolcissimo questa cosa. Patti, vieni, vieni qua patata, fatti vedere. Mentre viaggiamo vi mostro Patti. Questi giorni è Monella, Patti. No? Sta arrivando anche Patti. Caldo pazzo la fa Monella. Vero, questo è un po' vero. È il caldo pazzo che ti rende Monella. Ieri l'ho pettinata, pettinata anche Selma. È stato un parto, ragazzi. Un parto. Eccola lì, strega nera. Mamma mia. E poi lei non ama essere spazzolata, lo odia. Selma gli piace, però lei proprio non lo sopporta ogni volta e... Pazza. Star. Quando si avvicina verso la ciotola così. Eccoci! Eccoci qua, strega nera! Yuhu. Mi piace che strega nera ha sempre un'aureola in testa. Che figa! Posso dire che è una bomba questa entrata con la cascata così? È una figata assurda! Scusate un attimo, momento apprezzamento per l'isola di strega nera. È una figata! Molto bella questa entrata così. Ma infatti, che super ingresso! Ma questi sono tutti i regali miei. Allora, ti lascio un po' di schemini. Vedi quelli che hai e se non ce li hai, se ce li hai già, tranquilla. Questi sono tutti schemini che un po' li ho trovati io, un po' me li ha dati accade a caso. Un po' sono chiaramente stati regalati. Per me. Allora raccolgo. Visto che c'era qualcuno che non avevi, yes, sono così contenta. Quante cose, strega nera, quante cose. Spacchettiamo
diamo un regalo. Unboxing su Animal Crossing. Diffusore di fragranza. Yes. Muta righe orizzontali, mi piace. Io che faccio un sacco di snorkeling. È babutale. Sì, infatti. Canotta da fitness. Così magari vado finalmente a fare un po' di esercizio su Animal Crossing. Montatura a mezzo cerchio. Oddio, la voglio provare. Che belli questi occhiali! Grazie. Troppo belli. Cappello di paglia. Felpa semplice. No! Senior. Mascherina di incognito. Mi piace. E ombrello arancia. Manca. Questi occhiali io li vorrei nella vita reale, cioè io dovrei indossarli e quindi mi piace. Se dovessi comprarmi un paio di occhiali, l'ho sempre detto, con le lenti graduate per la vista, li vorrei così. Quindi grazie, se potessi darti un bacino, ti rincorro. Ypsilon, vediamo. Imbarazzo. Grazie. Ci stanno ancora meglio di quelli che avevo messo prima con quello, con questo outfit. Ci stanno benissimo. Adesso non vorrei dire, ma scusate, guardate. Camminata. Facci fare un giretto, strega nera, dai. Via. Bella questa zona. È nuova questa? O mi ricordo male? Questa torta bellissima. Ok, è nuova. Bello, mi piace. Oddio, dimmi che posso salire qui sopra. Ma non posso. Però l'ho fatto partire. Ok. In bagno. Pancini! Bello! Tipo ristorante giapponese. Figata questa zona. Bellissima! Fammela vedere bene. Aspetta che ti faccio un diretto. Il gong. Questa zona è proprio bella, strega nera. Ma tanto bella, te lo dico. Ma curatissima poi. Bella, mi piace. Ma posso toccare l'acqua? Farei se fosse... Ma che figata questo pavimento. Relax. Forte. Io non ho voglia se torte. Qui non passo in mezzo ai fiori, per favore, di romperli. Aspetta, no. Lo facciamo così. Piano. 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 Piano, ok. Mi piace che hai messo gli utensili qui. Comodo. E ti chiedo, posso fare un po' di shopping alla bottega di Nook? Così? Perché so che ci sono cose interessanti. Grazie, baby! L'avevo detto che il libro delle streghe nere è bella.
È lei che dice Mabibo, invece è una bellissima isola. E tu dici Abibo, ricordatelo. Vediamo qui cosa c'è. Allora, un pesciolino, la voglio. Certo. Ritiro stella me l'ha dato Camilla, ce l'ho in versione blu. Ah, colorata, la voglio. Mi piace il design del tra arancione, blu e color marmo. E anche questo annaffiatoio, molto nero e rosa. Non dire così, non dire niente di che, perché si vede che ci hai speso un sacco di tempo, un sacco di lavoro. Io ti dico soltanto che per fare l'area con la mia idea di orto botanico nell'isola, e ci ho messo una giornata intera e stavo diventando pazza, ma stavo letteralmente diventando pazza, perché l'idea del mettere giù la strada, delimitare gli spazi, è difficile, è molto difficile. Quindi adesso apprezzo ancora di più, adesso che posso farlo, apprezzo ancora di più veramente lo sforzo delle persone come te, come Francesca, come anche Ele la settimana scorsa, che hanno un'isola che la stanno preparando ad hoc. E quindi con tanto di strade, con tanto di camminabilità, cioè non è uno scherzo, ma veramente c'è della fatica dietro, del lavoro, del pensare prima cosa devi fare, non è tanto per fare così, cioè, quindi, oh, chapeau, io devo solo chapeau. Vediamo. Cosmea, anemone, ce li ho. Arancione ce li ho, il bianco ce l'ho. Ciglio bianco, anemone rosso. Ce l'ho, anemone rosso. Ce l'ho. Pere! Vediamo. Qua la mia era grigio, muro cartone, muro cartone. Bello questo con i fiorellini, mi piace. Muro pisé. Non ho presente cosa sia un muro pisé. Se qualcuno lo sa, me lo spieghi. Dammi di giunco, ce l'ho. Carino sto pavimento. Che prenderò questo. Ci sono una con le sacche, ecco, vedete che ho quasi finito i soldi. Ah no, non lo vedete perché ci sono io sopra. Comunque, attualmente ho 2313 sterline. Così, tanto per dire quanto sto spendendo e spandendo. Io non mi fermo mica, eh. Questa, una scatolina da cucito. Ah, non ci ho azzeccato. No, sono povera. Poverissima. Ok. Ciao Marco e Mirko. Marco, Marco e Mirko. Oh, Marco e Mirko, Mirko e Marco. Dove sei? Mi piacciono questi cumuli di foglie quando ci passi sopra, si muovono. E si corre? Troppo belli. Prendi i soldini! Questa è la mia faccia quando mi dici prendi i soldini. Posso veramente? Grazie! Quanti erano? Quanti erano? Si compra che gioco qui. Ah. Perché c'è? Non c'è l'emozione dell'abbraccio? Sarebbe bellissimo. Spero che la implementino presto. Perché
se avessi quella del cuoricino come Francesca, è che non ce l'ho ancora. Userò la mia preferita. Imbarazza. Costantemente il mio mood. Dove mi porti? Bello qui anche quest'area. Ok, qua c'è anche il filo. Va bene, allora vado a farmi un giretto qui. Giuro che non li spendo tutti, eh. Ciao Ago. Lei Ago e Filo. No, lei Ago. No, ma mi basta così, strega nera, dai, è anche troppo. Adesso vedo che c'è qualcosa di carino qui. Vita da festa. Ci sta bene così anche con le mutande. La cappia. Sì, la cappia è del subito 2008 comunque. Tantissimo. Ce l'avevo così. Non avevo due. Una l'avevo comprata in Francia, in un mercatino dell'usato, quindi vado mega orgogliosa di quella cappia. E un'altra invece me l'avevano regalata. E su entrambe ci ho fatto cucire. E adesso mi sono già, scusate. E ci avevo fatto cucire le mie iniziali della mamma. Gli ho fatto cucire SP. Perché in classe avevamo tantissimi, cioè facevo l'artistico, ragazzi, cioè quindi è normale, tutti avevamo la keffia, francine sai qualcosa probabilmente, e quindi mia mamma per fare in modo che non la perdessi e che potessi ritrovarla insieme al mare di altre keffie che c'erano in classe, mia mamma mi aveva cucito SP. Questo è un momento insomma, mamma e figlia, nonostante in quel periodo andassimo veramente per le dritte io e lei, però comunque mi piace un botto questa maglietta da festa, prendo in seria considerazione il fatto di prenderla. Pensa a te, è proprio arrivata da Israele, porca miseria. Altro che io mi pavoneggiavo perché ce l'avevo francese, presa all'usato. Quella da Vasco Rossi. Bella questo molletta ibisco. Oddio santissimo, è bellissimo. Mascherina d'incognito è quella che mi hai regalato a te, Francesca. Questa mandatura a cuori è un po' Lolita, ma non vorrei fare revival Lolita. Preferisco il pizzetto. Allora, vediamo di togliere il teschio mucca e di togliere anche il pantalone vistoso, è troppo vistoso, è oggettivamente troppo vistoso questo pantalone. Bene, bello questo outfit, mi piace, però la gonna nera ce l'ho già, sì ce l'ho già, così chiara mi manca però. Mettere dei leggings. Tradito. Sandali da gladiatore. Perfetto. Mi piace che sia precisato. Finto camoscio. Gli hibiscus sono molto belli. Infatti ci stavo pensando. Questo bianco soprattutto secondo me è bellissimo. Però la gonna chiara non mi convince. Però devo abbinarci qualcosa.
gonna nera dove ce l'ho. Che volevo indossare, quello che compro a My Cat. Così dopo vado a casa e tutti mi dicono: ma hai gli abiti comprati a My Cat? E io gli dico: certo. Da chi credete che io mi rifornisca? Solo dai migliori. Non so proprio cosa abbinarci. Ah, ho dei pantaloni. Sentite, comprerò un doppione. L'exo outfit a gomitolo. Assolutamente sì. Ivan è bravissimo perché riesce a mettere a togliere l'audio dal microfono prima di starnutire. Io così riflessi. Lo dico, ragazzi. Allora, questo outfit è approvato. Quindi, ok, tranquilla, ti aspetto. Grazie, Ago, lo so. Vado a parlare con Filomena. Non mi dà retta. La mia Filomena ha cominciato a darmi un po' di retta. Un pochino. E sono molto grata di questo perché sono molto, molto. Ci ho lavorato tantissimo. Con la questione di andare a parlare con Filomena tutti i giorni perché ti dà retta, ti dà. Cioè entri in confidenza con lei e tutto il resto, quindi mi siedo anch'io qui ancora qui con Strega Nera. Yes, farò un giretto nei dintorni. Questa zona è bellissima, mi piace un sacco. La confidenza paga, lo so che la confidenza paga, però in realtà Filomena mi sta proprio simpatica, anche Agostina sono. Poi sono due porcospini, quindi, cioè, boh, due ricci o due porcospini? Comunque in ogni caso mi stanno animali, simpatici come animali, quindi molto dolci e molto carini. Ehi, e tu chi sei? Lupilla! Eccoti! Scusa, mi stavo facendo un giretto, mi stavo facendo gli affari dell'isola. Lupilla è bellissima! Tutto. Questa è Sparta. No, questa è. Aspetta, ve lo dico subito. Io l'ho vista anche in real life, sta farfalla. È la farfalla cobra. Ma non credevo che se tu gli. Io so che gli porti i tre modelli di insetto e lui, come anche il castorino, ti fa il pesce impagliato. Ma non credevo fosse così grande. Cioè sul gioco intendo, perché l'ho vista in real life, hanno un farfallario a Udine ed effettivamente è enorme. Questa farfalla è realmente gigante, ok? Fa anche abbastanza impressione perché sembra finta, invece vedi che si muove ed è vera. Ma è bellissima che sul gioco è così grande. È tanto bella, eh. La zona dei pirati è troppo bella. Mi ricorda quella puntata di The Office dove vanno nella barca a fare il party, tristissimo, e mettono Dwight a... in
il comandante della nave mette Dwight a fingere di governare la nave. Oddio, ma sono arcade. Yes. Fatto centro. Street Fighter. Ma sto realmente facendo qualcosa. Fight Town si chiama. Ping. Ma la va? Funziona? Mi piace. Mi piace questa zona tipo sala giochi. Hills di quando andavo al mare. Anche questa è bellissima, gigante. Non credevo potessero, le facessero così grandi i modelli. Adesso che lo so, me le faccio fare subito. Troppo bella questa zona. Quello è un capricorno. È tipo una pescheria. È la pescheria, sì! Mercato dei pezzi. C'è come hai mescolato gli elementi di varie tipologie diverse. Che non è semplice. Mi trovo sempre un po' in conflitto perché alcuni elementi ti vincolano tanto, secondo me, a uno stile piuttosto che a un altro. Invece tu sei stata brava a mescolarle, secondo me, gli elementi differenti proprio fra di loro. Ma questa è zona pesca. Ma è quasi pesca. Molto bello anche questo. La zona pesca è fighissima, come anche la pescheria è strarealistica. Sì, vero, molto belli gli aquiloni. Lei che apre la bocca. Ce l'avevo anch'io in casa un po' di tempo fa. L'avevo chiamata Freddie Mercury. Poi mi sono stancata. So che sembra brutto detto così. I conchigli sono bellissimi. Giro attorno a Strega Nera adesso. A tolto a meme. Vero. Bella questa zona orientale. Ma quello è un kimono. Questa costruzione con l'acqua e il bambù. Ah, ho visto che anche tu hai messo il cactus nella zona orientale, eh? Però non sono l'unica. Bello, mi piace un sacco questo posto. Un sacco di niente che hai messo il pallone anguria in mezzo alle zucche.
finita. Ti ho perso. Aspettami all'ingresso. Ok. Qui? Qui, ok, sì. Come non vedere l'ingresso? Guarda che figata di ingresso che ha fatto Strega Nera. Wow. Guarda che figo. Avevo visto la cosa, la cascata, sì. Bellissimo. Con la statua della Liberty. Non c'è detto pazio. Qui sono molto belli i lamponi bianchi. Mi siedo là, per strada. Strega Nera mi ha detto che la devo aspettare all'ingresso, quindi mi sono seduta davanti all'ingresso. Come hai usato, padre? Lanciare. Ciao! No. Eccoti! Lei è anche la Bea. Eccola lì, io la conosco, Strega Nera. Le dico, ma guarda che non serve! E lei arriva con un sacco di soldi. Palanche di soldi. Palanche di dobloni, così. Ma non serve palanche di dobloni. Questi me li riprendo, li riportiamo a Rosmarina. Faccio. Non mi staranno neanche in tasca a un certo punto, te lo dico. Prendi tutto. Ti dico che non mi staranno neanche più in tasca. Arriverà un momento che mi dirà le tasche piene. Sai, è vero che con questi... Ecco, è già pieno. Visto, sapevo io che sarebbe andata a finire così. E cosa volevo dirti? Che sicuramente con questi soldi... Ah, ok, aspetta, forse riesco a smaltirli un po'. No, basta, è pieno. E, sicuramente estinguerò l'incendio, come dice giustamente Ivan, e estinguo finalmente il debito comunque da 1 milione di stelline, che tipo quando me l'ha proposto gli ho detto, vecchio, cosa vuoi che ti dica? Certo, per una sala prove questo è altro. Lascia le cose, ma no, tranquilla, non voglio lasciare le cose che mi hai dato, sono tutte cose super belle. A meno che facciamo una cosa di questo tipo. Allora, posso lasciarti 2 schemi, poi tu li rivendi, cioè li porti da Marco e Mirko, oppure li cedi. Tanto, ripeto, sono doppi per me, quindi... facciamo un trade. Che non sarà un trade uguale, nel senso che non è paritario per niente, però... Ma sono io, ma anch'io voglio esprimere l'emozione cuoriciosa. Io non ho molta scelta. Potrei fare imbarazzo, che è proprio quello giusto. Quando si gratta la testa. Allora, Strega Nera. Allora, ragazzi, in generale. Io... io vi lascerei con questa bellissima immagine dell'isola di Strega Nera e non so mai quanto ringraziarvi in realtà, perché siete sempre super super di compagnia, sempre super attivi e le vostre isole sono strafighe. Non voglio vedere, non oso immaginarmi come potrà essere l'isola di Pix appena deciderà di comprarsi. Abbiamo convinto Pix a prendersi Animal Crossing. E Rachele ha detto che è riuscita a convincere Pietro a dividersi la Switch. Non dividersi, a comprare la Switch. Non si dovevano comprare la mia Xbox One? Beh, not your business. Possono anche comprarsi l'Xbox. Comunque, ragazzi, io veramente vi ringrazio. Sono senza parole e...
e non so bene come esprimermi perché. Vale per te, papà, perfetto. Ah, hai capito. Gamer family. Esatto. Non so bene cosa dirvi. Io vorrei abbracciare in real life Strega Nera. Facciamo così. La spingo, come se la abbracciassi. Super puntata. Grazie, grazie, grazie. Questa è l'ultima puntata per almeno un'altra settimana. Ma non dirlo così, è tardica la questione. Lo sto dicendo perché sono emozionato. Sto dicendo così perché sono Ah, sei emozionato. emozionato? Beh, comunque. Presente, avete presente quei saluti che si danno al ciglio, sul ciglio della strada, a bordo delle stazioni, vicino alle ferrovie? No. E ci si dice ciao, bella, e poi Addio. appena. No, addio, no, addio, non addio, non addio. Paura, quanto dici addio? Ho paura, mamma. E poi ti giri e comincia ad scenderti la lacrima, quindi. Presente. Sì. Ecco, Nella così. mia testa parte e non ci lasceremo mai. Esatto. E quindi è così, quindi. Esattamente. Comunque ci sentiremo in questa settimana su Telegram e comunque in caso Fatto. magari se andiamo da qualche parte di carino faremo una live col È cellulare. vero, ragazzi, perché questa è la una settimana di ferie, la prossima è una settimana di ferie che ci prendiamo, quindi la prossima settimana non ci vediamo, ma ci vedremo probabilmente. Aggiorneremo con le fotografie del garage che dobbiamo sistemare, Esatto, faremo. Se le siete pulizie. collegati ai nostri social, cercheremo di essere un po' più social, perché come una mamma e un papà cercheremo di capire come funzionano Instagram e Facebook. E altrimenti faremo una direttina, magari live velocina, on the go, col telefono. Se andiamo da qualche parte, vi portiamo con noi, insomma, ecco. Però vi avvisiamo prima, non lo facciamo così proprio. Ecco. Sei una privilegiata che ci vedi venerdì, sì, perché ne abbiamo di cose da fare in quella settimana e quindi sì, assolutamente lo sai. Bene, ragazzuoli, ci sentiamo questa settimana e con le live ci rivediamo non questo lunedì, ma il Il prossimo, prossimo. che sarà il 16 agosto. Quindi, che dire? È stato bello, è stato divertente, finché è durato. Ma perché devi dire? Cioè, una Tutte le cose settimana. più belle devono finire, è vero, è vero, è vero. Un giorno o l'altro finiscono tutte le Perché è cose più così belle. tragico stasera? Sono tragico, perché ho mal di pancia, ragazzi. No, è di pancia. Sì, è il Oh, gelato, che è due giorni di pollicciocchino. gelato e mi ha schiacciato. Il ma drammatico, esatto. Sì. Com'è che si dice di me? Com'è che dice sempre di me? Che ha la tragedia greca nel O la sangue, tragedia greca perché nel essendo sangue. siculo, come dice Pif, ha la tragedia greca nel sangue. Esatto, Le e non maschere tristi Pix, felici. Pif, mi Pif, raccomando. non Pix. Niente, ragazzi. Bene. Grazie, grazie, Lacrimoni appena grazie, chiudiamo la grazie, chat e ci rivediamo il 16. Il resto, se facciamo qualcosa che si può vedere, si può far vedere ed è interessante sul coso, su grazie. una live o su una fotografia su Telegram tra l'altro, dice, Dici, prova. prova. Esatto, sì, ve lo facciamo sapere un po' in anticipo in modo che dite: Ah, ma quei due lazzaroni di Olive and Sage sono online fra poco a far vedere cosa hanno in garage. Tipo. Esatto. Non che mi interessi, ma Ci almeno sentiremo soli. esatto, non, è un po' tipo supporto emotivo. Ecco, una cosa di questo tipo. E Bene, per il ragazzi. resto forse quando torneremo avremo un attimo lo schedule, il programma un po' diverso, Diverso, magari un po' più ma tardi, non vi preoccupate, ma vi aggiorneremo comunque se cambierà qualcosa. rimane un po' tutto, solo che Sì. proviamo un po' a risistemarlo proprio a livello di Orari programmazione. proprio. Non vi preoccupate. Ragazzuoli, detto questo, è stato bello finché è durato. Noi continueremo a essere vivi, spero anche voi. Certo, Che dire. assolutamente. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao.